Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi nello shop utilizzando il codice Calpis nel negozio oggetti, perché ovviamente tutte le skin che volete shoppare nel negozio oggetti, come questa bellissima Ghost Rider, bellissimo, scusate, come questo bellissimo Ghost Rider, se volete supportarmi nello shop utilizzate il codice Calpis. Comunque in questo video, ragazzi, vi andrò a svelare 10 segreti imperdibili di questa season, quindi mi raccomando, andiamo subito col primo segreto. Per il primo segreto di oggi, in realtà, raga, non serviva neanche andare in partita. Comunque, l'emote snap, quella che schiocca le dita, è diventata di rarità Marvel. Non è proprio un vero e proprio segreto, perché appunto non è che ce l'hanno nascosto, però è una cosa molto molto interessante, perché appunto, raga, se voi avete visto Endgame, oppure sapete un po' di cose, io tipo non l'ho visto, però lo so, Thanos praticamente schiocca le dita per tipo ucciderle, non so cosa faccia, però un suo gesto tipico è schioccare le dita, scusate l'ignoranza. Quindi, raga, appunto, le emote snap l'hanno fatta diventare di rarità Marvel, appunto perché ricorda molto il gesto che fa Thanos in partita. Non era un vero e proprio segreto, raga, però adesso iniziamo col secondo, che questo è già un segreto un attimo più curioso e interessante. E i segreti, raga, sono appunto questi due scagnozzi bellissimi. Questi scagnozzi, raga, se voi ci fate caso, intanto voglio prendere un'arma perché dopo li voglio uccidere. Comunque, raga, non so se l'avete notato, ma sono tra i pochi scagnozzi che hanno il backpack, cioè non esistono altri scagnozzi con il backpack. È una cosa molto molto interessante, perché non capisco perché dalle altre parti della partita, cioè dagli altri punti della partita, oppure altri scagnozzi così, nessuno di loro ha il backpack e invece loro sì. Quindi sinceramente non capisco. Adesso, raga, questi qua si sono messi in fila e ovviamente questo qua risponde al telefono, non capisco perché. Anzi, ah, sì, fai pure i cavoli tuoi, amico mio, fai pure i cavoli tuoi. E cosa fa il nero? Cioè, gli dice di aspettare un secondo. E ovviamente lui dice: no, non ci sto, io non aspetto un secondo. E lui fa: oddio, me la sono cavata per un pe. Ma cosa stanno dicendo? Ma cosa stanno facendo, ragazzi? Stanno giocando a chi fa più gesti stupidi. Comunque, io voglio, non mi interessa dei loro gesti, voglio sapere se droppano qualcosa di figo per i backpack. E non droppano assolutamente nulla, ragazzi. Questi scagnozzi non droppano nulla, quindi non capisco perché abbiano un backpack speciale. Per il terzo segreto, ragazzi, abbiamo bisogno di Wolverine. Quindi siamo qua, sono nel laboratorio della latrina, così lo trovo prima e vediamo se lo troviamo subito. Eccolo qui, Wolverine, ragazzi. Quindi vediamo se riusciamo subito ad ucciderlo. Purtroppo solamente un pompa bianco. Vieni qua, tu amico mio. Che poi, raga, in teoria con l'ultimo aggiornamento di Fortnite dovrebbero anche averlo tipo diminuito di vita o danni, non lo so, l'hanno depotenziato. Comunque non è più forte come prima, però è sempre Wolverine, quindi ho molta molta paura che ho solo un pompa io. Ok, mi ha fatto con tutta una combo meno danni. Sì, penso che l'abbiano comunque un po' nerfato, cioè gli hanno tolto un po' di danni, ma lo stesso fanno un sacco di danno. Bro, non puoi uccidermi. Ah no, no, non uccidermi, non uccidermi. Oh, oddio, ce l'ho fatta. Non ci credo. Comunque, di Wolverine avevamo bisogno solamente di questi artigli. Adesso, raga, dobbiamo andare esattamente qui alla grotta. Eccoci qua, ragazzi, siamo alla grotta e praticamente con questi artigli dovete fare un saltino e poi fare il doppio salto qua sotto. Ed eccoci qua, raga, praticamente utilizzando questi artigli qua, raga, possiamo andare sotto la grotta. Quindi siamo sotto l'acqua e noi in realtà qua scopriamo che non è tutto in acqua, è solamente qua sopra che c'è l'acqua. Qua sotto invece è completamente senza acqua. È una cosa molto molto interessante. Cioè non capisco perché non hanno fatto l'acqua ovunque. Cioè guardate, se salti dopo ritorni un po' in acqua, però qua è senza acqua. Quindi in realtà, raga, non è che è bloccato dall'acqua questa cosa, è proprio si è fermata. Cioè tipo, guardate un secondo, adesso provo a rientrare. Ho sbagliato. Secondo. Opla. No. Oh, ma me li dai sti cosi o no? Vai. Boom, ok, no, non ce la faccio più. Comunque, raga, praticamente la grotta è proprio stata chiusa. Cioè io pensavo che tipo fosse solamente tipo fatta tutta d'acqua, quindi non puoi più entrare. Ma in realtà, se ci pensate, raga, una volta da qua c'era il tubo del canale lì dell'aria, potevi scendere, adesso invece è proprio terra. Quindi non si sa neanche se tornerà come prima questa grotta, perché adesso è proprio stata chiusa. In teoria si può fare anche qua sotto. No, qua sotto non penso. Proviamoci, raga, sinceramente questa cosa
Non la so, non so se anche se si può fare anche qua. Vediamo un po', anche se penso di sì e penso che sia più o meno come, come l'altra. Vediamo un po'. Oh, entrati pure qua, raga. Eppure qua uguale all'altro. Quindi siamo sotto l'acqua e qua non c'è assolutamente l'acqua. Quindi davvero molto molto strano. Anche poi, raga, volendo potrebbero anche spawnare lama qui. Perché una volta, raga, sono entrato e c'era pure un lama. Quindi davvero davvero figo. Cioè, è strano, è molto curiosa come cosa. Perché adesso che sappiamo sta cosa, probabilmente sappiamo che Grotto forse non tornerà proprio mai più. Il quarto segreto, ragazzi, più che un vero e proprio segreto, è un leak di un'arma che probabilmente uscirà a breve. Perché per l'appunto, ragazzi, la Epic Games, diciamo, cioè non è stata l'Epic Games, un leaker ha trovato nei file di gioco un'arma che si chiama Heavy Mortar, cioè tipo mortaio pesante, ragazzi. Il mortaio in teoria dovrebbe essere quell'arma che si posiziona a terra e fa uscire i razzi oppure palle di cannoni. Quindi ovviamente ha specificato il leaker che le munizioni saranno quelle del lanciarazzi, ovviamente, perché sono munizioni pesanti. E la descrizione di quest'arma, ragazzi, è Guns Musty. Ma oddio, vabbè, io non so l'italiano. No, c'è un tizio. Comunque, volevo dire, raga, la descrizione di quest'arma è Guns Machine Guns, quindi tipo pistole mitragliatrici. È una cosa molto molto strana, perché non si riesce a capire che tipo di arma sia. Dalla descrizione, sinceramente, non mi viene in mente molto. Boh, intanto abbiamo ucciso un'altra persona. Ragazzi, il quinto segreto in realtà è un glitch. E quello che dovete fare è avere un jetpack e una funivia. Quindi dovete scegliere un balletto, tipo questo qua, raga, un qualsiasi balletto. Con tutti i balletti, cioè non funziona con tutti i balletti, solamente con qualcuno. Comunque andate qua e iniziate tipo a andare sulla funivia. E dopo cliccate il tasto destro, almeno per me è il destro. E guardate, ragazzi, volate più o meno. Cioè, volate e sembra quasi che siete ancora, cioè continuate a ballare anche mentre volate con jetpack, che è davvero molto molto carina come cosa, raga. Vediamo se funziona con questo balletto. Forse va un po' troppo lento, non lo so, vediamo un po'. Oh yes, anche con questo funziona. Carino, anche con questo non è per nulla male. Il sesto segreto, ragazzi, parla di una skin, o meglio, più che una skin, un item in gioco che si chiama Ice Hits, ragazzi. Ice Hits è tipo uno spray, sicuramente ve lo metto in sovraimpressione. È praticamente questo spray dove c'è il miascolo oscuro che è seduto. Quindi probabilmente, ragazzi, la Epic farà un torneo dove tipo potrete ottenerlo come premio di partecipazione. Comunque non penso sia un vero e proprio premio, perché comunque è solamente uno spray. Perché appunto, raga, un mese fa mi sembra la Epic ha twittato dove un giocatore ha vinto questo spray, appunto, e ha detto potrete ottenerlo in futuro. Poi questa persona qua, ragazzi, ha twittato che molto molto probabilmente si potrà utilizzare, cioè si potrà ottenere questo spray, questa emoticon, partecipando ad un torneo. Ma ci sarà solamente per alcuni stati, non per tutti, per alcune regioni o stati, non mi ricordo. Ora, ragazzi, un piccolo segreto, il settimo segreto di oggi, ragazzi, è che se voi guardate le sfide che usciranno una settimana prima della season 5, che è praticamente la settimana dove ti danno più XP, si chiama tipo XP stravaganza, una cosa del genere, raga, due sfide sono molto interessanti. Una è Release Slurp into the Atmosphere, cioè tipo rilascia la slurp nell'atmosfera, e l'altra è Boogie Before Oblivion, raga, vuol dire balla prima dell'Oblivion. E tutte queste sfide, tutte queste due sfide, ragazzi, che sono state leakate, sono molto molto strane. Cioè, perché dovresti rilasciare la slurp nell'atmosfera? Che cos'è questa slurp nell'atmosfera? Quindi fa pensare, ragazzi, questo conferma ancora di più che ci sarà appunto un evento di Galactus, oppure comunque una modalità o un evento di Galactus molto molto a breve. Quindi in teoria la season deve uscire il 30 novembre, quindi una settimana prima usciranno queste sfide, quindi fra circa 2 settimane dovremmo avere
avere l'evento di Galactus, dove appunto potremo completare pure queste altre due sfide. L'ottavo segreto di oggi, ragazzi, è che se voi andate tipo in questa casa o in qualsiasi altra casa dove ci stanno i cavoli, ragazzi, quindi questo segreto riguarda i cavoli, ma non solo i cavoli. Guardiamo un po', c'è una casa con dei cavoli? No, qua non ci sono, non sono neanche spawnati, non so perché. Vediamo un po' se qua ci sono. Eccoli, eccoli qua i nostri cavoli. Allora, raga, se andiamo qua e dopo spacchiamo i cavoli, questa cosa, raga, adesso le verdure e tutti gli ortaggi che ci sono su Fortnite hanno una vera e propria fisica. Prima, una volta, si spawnavano, si droppavano a caso. Invece adesso hanno una vera e propria fisica. Per il nono segreto di oggi, ragazzi, dovete avere, cioè non dovete avere un budget, comunque, raga, praticamente riguarda questi due oggetti. Molto molto probabilmente verranno riaggiunti in gioco, dato che appunto Hypex, il leaker che leaka tutte queste cose, ha twittato che è stato cambiato il numero totale di questi oggetti da 1 a 2. Infatti appunto se guardate in creativa, una volta si poteva tenere solamente un bush, un cespuglio e solamente una fenditura, adesso invece se ne possono tenere due. È una cosa strana, dato che in nessuna modalità per ora ci sono questi due oggetti, quindi per me è davvero una possibilità che vengano per l'appunto aggiunti in gioco. E come ultimo segreto della giornata, ragazzi, come potete vedere bene da questa immagine che c'era nella patch 14.30, c'è il leak di una nuova skin, cioè la principessa pesce secca. Guardate qua in basso a sinistra, ragazzi, praticamente questa skin sembra proprio la femmina del pesce secco, quindi della skin che c'è già in gioco. Quindi, raga, molto molto probabilmente la vedremo in partita e farà il ruolo, diciamo, da principessa pesce secca, comunque la sua versione femminile. I segreti per oggi sono finiti, spero che questo video vi sia piaciuto. Se in caso vi fosse piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e ovviamente supportarmi nel negozio oggetti con il codice Calpis, dove potrete acquistare tutte queste bellissime skin. Noi ci vediamo in un prossimo video.